Luca Crescenzi, come spesso capita ai germanisti, più che a studiosi di altre letterature, ha di necessità, ma insomma lui ce l'ha veramente, una fortissima cultura filosofica. E questo è sempre molto evidente nei suoi saggi, nelle note che fa ai testi, e anche una cultura figurativa. E infatti il suo. Cito solo alcune delle sue pubblicazioni, il libro che ha dedicato alla montagna magica di Thomas Mann per Carocci nel 2011, Melancolia occidentale, dà una interpretazione assolutamente originale, cosa che, come dire, non è scontata per nulla di questo grandissimo capolavoro del romanzo novecentesco, appunto facendo dialogare l'iconografia della melancolia da Dürer in poi con suggestioni filosofiche delle più svariate provenienze, sempre con un'acribia, al tempo stesso con un'acribia filologica straordinaria, con una capacità di raccontare. Con la capacità di non limitarsi alla nota noiosa, ma di fare della nota un saggio interpretativo in nuce. E questo è molto evidente nelle note che ha fatto per i Meridiani, di cui ha curato il Buddenbrook, ha curato la Montagna Incantata e ha curato e tradotto Dr. Faustus. In realtà credo di sapere che anche della Montagna Incantata, ribattezzata Magica, ora penso che Luca Crescenzi questa cosa non vorrà più sentirsela dire, perché penso che così è la prima cosa, cioè, Luca Crescenzi è quello che insieme a Renata Colorni ha cambiato il nome all'appunto Montagna Magica di Thomas Mann. Non so se ci parlerà anche di questo. Naturalmente l'ha fatto con ottime ragioni linguistiche e filologiche, e però la cosa che mi interessa particolarmente di quell'operazione, che ci interessa in questa sede, è che si è trattato in un certo senso di una traduzione collaborativa, perché la traduzione firmata a Renata Colorni in realtà è stata predisposta, preparata anche da Luca Crescenzi. E quindi questo è un primo punto su cui sicuramente avrà da dirci qualcosa di interessante, cioè il rapporto fra il traduttore e il commentatore. Quando questo, forse per questo Andrea ha chiesto a me di presentarlo, io ho avuto lo stesso problema quando ho fatto il Meridiano Zola, facendo delle litigate furibonde con i traduttori che volevano tradurre in modo diverso una stessa parola che a me nel commento invece serviva a richiamare, perché era quella parola densa di una serie di significati e doveva essere la stessa. Ma questo è un esempio banalissimo, ma chi fa commento a un testo in traduzione di questi problemi li incontra a ogni piè sospinto. E poi invece del dottor Faustus, sia la cura sia la traduzione. Ed ha tradotto anche Gli Esili del Diavolo, testo fondamentale di Hoffmann, questo invece per l'editore Lorma. Quindi in queste sue molteplici vesti, questi nostri seminari si sono aperti con l'intervento di Valerio Magrelli, che saluto, che vedo collegato, che appunto in modo diverso ha questa Doppelbegabung oppure tripla o quadruplo talento di appunto di studioso, commentatore, traduttore, nel caso di Valerio anche poeta naturalmente, insomma. Ma ecco, Luca Crescenzi è studioso, traduttore, commentatore, collaboratore a una traduzione. Credo che da questa ricchissima esperienza potranno nascere per noi suggestioni molto importanti, e quindi gli do immediatamente la parola. Grazie ancora Luca di aver accettato il nostro invito. Grazie Pierluigi, grazie Andrea, grazie dell'invito. Poi naturalmente chiederei a Pierluigi Pellini quando sarà il momento di redigere il mio epitaffio, perché se ti fa così io sono contento. E sono naturalmente anche qui un ospite abusivo, nel senso che io non sono un traduttore, ma come ha detto Pierluigi sono un germanista. Però come germanista mi sono ritrovato un po' di volte a tradurre soprattutto testi classici. E l'ho fatto perché considero la traduzione una di quelle cose che un interprete deve saper fare. Deve essere, o almeno poter essere, anche un traduttore. Questo per la ragione che io tendo a dare al traduttore un'accezione un po' ampia,
è un po' eccedente l'uso consueto del termine, cioè condividere l'opinione che Günther Eich ha esposto un bellissimo aforisma, cioè der Dichter ist ein Übersetzer ohne Urtext, cioè il traduttore è un poeta senza il testo originale, che secondo me è una delle definizioni più belle del mestiere del traduttore. Ecco, insomma, se i poeti traducono, cioè Valerio Magrelli, che saluto e che lo sa meglio di chiunque altro, se i poeti traducono senza avere il testo originale, noi che siamo gente meno importante, facciamo un mestiere più semplice, traduciamo per poter rifare quell'esperienza o per poter almeno in qualche misura comprendere dall'interno il mestiere del poeta. E su questo ho un aneddoto a cui sono molto affezionato, che mi è molto caro, e che io ho imparato molto dalla musica per quanto riguarda lo studio della letteratura, e questo è un aneddoto musicale, concedetemelo. Alexander Borodin non è stato soltanto un grande musicista, ma è stato anche un grande scienziato, era un chimico, e un grande benefattore. Per esempio insegnava nei primi corsi di chimica femminili istituiti nella Russia delle riforme intorno agli anni 60 dell'Ottocento, e poi pagava di tasca sua la retta delle 11 studentesse più bisognose. Diventato poi professore di chimica all'Accademia di Mosca, conquistò anche un certo benessere, abitava in una grande casa, scusate, a San Pietroburgo, e lì ospitava un gran numero di senza tetto, persone bisognose a vario titolo, e fra le lezioni universitarie, le sue opere di beneficenza e il lavoro di ricerca poteva comporre solo a tempo perso. Per comporre, lasciandolo incompiuto, Il principe Igor, che è il suo capolavoro, ci mise 17 anni, e i suoi amici musicisti, convinti del valore dell'opera che stava scrivendo, lo sollecitavano di continuo a completarla. Un giorno Borodin comunicò di aver completato la partitura per pianoforte, e tutti dicevano: siamo contenti. Adesso però questi amici, il gruppo dei cinque, Glazunov, Rimsky-Korsakov in particolare, cominciarono a insistere perché passasse all'orchestrazione, che in gergo tecnico si chiama trasposizione. E quindi andavano a visitare frequentemente a casa per sincerarsi che il lavoro facesse dei progressi. Naturalmente il lavoro non faceva dei progressi. Poi, durante una visita nella casa sempre più affollata di bisognosi, una volta gli amici gli chiedono: hai finalmente trasposto la partitura? E Borodin risponde: sì, l'ho fatto, ho finito di trasporre la partitura. Ci facci vedere. E lui glielo fa vedere. Aveva portato la partitura dal tavolo al pianoforte. Ecco, questo secondo me è un aneddoto che dice più di quanto non sembri sul lavoro del traduttore. Dice intanto una cosa che sembra banale, e banale non è, cioè che la traduzione comporta due cose: uno sforzo che è intellettuale, evidentemente, e uno sforzo che è puramente meccanico e materiale, cioè la trasposizione di Borodin, appunto. E questo duplice sforzo non è disgiungibile in nessun modo. La parte materiale ha a che fare con quello che dicevo prima, cioè il trasporto meccanico di qualcosa da un'altra parte, però questo trasporto meccanico è il trasporto dell'ignoto nella sfera del noto. Quindi le sovrabbondanti riflessioni sulla mistica della traduzione del linguaggio, che molti conoscono almeno dal saggio di Walter Benjamin sul compito del traduttore, tendono ad attribuire un ruolo strumentale all'elemento meccanico, persino Benjamin, che è stato un grande traduttore di Proust. Però l'elemento meccanico è precisamente quello che non si può espungere dal lavoro di traduzione. Senza lo sforzo fisico della trasposizione di un contenuto da una lingua a un'altra, non solo non si dà la traduzione, ma non si dà neanche quell'elemento della traduzione che la rende così essenziale per l'interpretazione. Perché di questo pensavo di parlare oggi, cioè del rapporto che c'è fra chi fa un commento e quindi necessariamente è legato a un atteggiamento interpretante di un testo, e chi lo traduce, anche quando la coincidenza delle due cose non si dia. Dello sforzo fisico del traduttore ha dato una bella definizione Gesualdo Bufalino. Io non so, siccome non ho visto tutte le puntate, non so quante cose siano già state dette, però io mi... Quella di Borodin non credo che l'abbiate sentita, però la definizione di Bufalino probabilmente sì. E dice così:
Il traduttore è l'unico autentico lettore di un testo. Non dico i critici che non hanno voglia né tempo di cimentarsi in un corpo a corpo altrettanto carnale, ma nemmeno l'autore ne sa su ciò che ha scritto più di quanto un traduttore innamorato indovini. E io penso che chi traduce lo sa. Cioè lo sforzo fisico della traduzione è quell'azione meccanica che permette di ripercorrere un cammino creativo e di ricostruirlo da un'altra parte. Cioè il traduttore è costretto dal lavoro che fa a ricostruire e restituire quell'altra opera di trasposizione fisica dell'ignoto nel noto che passa per la lotta dello scrittore con la lingua. Chi traduce sa che per tradurre bene deve entrare in ogni strategia, in ogni finezza, in ogni accorgimento, in ogni trucco linguistico dell'autore. Deve comprendere e trasporre sulla carta non il testo, ma ciò di cui il testo si compone fisicamente. Cioè i singoli passaggi che permettono all'autore di trasporre, appunto, come dicevo, l'ignoto nel noto, ma far diventare quel linguaggio quel che prima, far diventare linguaggio quello che prima non aveva una lingua. E anche su questo c'è un'altra citazione di Bufalino che mi è cara e che riporta in qualche modo anche a Barodi. Il compito del traduttore, scrive Bufalino, è più umile e umano che non si pensi. Il suo è un servizio, un'assistenza prestata da un vedente a uso dei non vedenti, qualcosa di simile a chi aiuta un cieco a attraversare la strada, dove per cecità si intende la barriera di una lingua straniera. Il traduttore deve essere insieme un mistico e un ingegnere, quindi tradurre è più di un esercizio, è un gesto di ascesi e di amore. Allora, un benefattore, un mistico e un ingegnere, mi pare un'ottima definizione di ciò che il traduttore, mentre fa il suo lavoro, è. Perché il traduttore sia un benefattore mi pare che risulti abbastanza chiaro già da quello che dice Bufalino. Che il traduttore sia un mistico ce l'ha spiegato Benjamin, cioè la sua aspirazione è a varcare il limite delle lingue per raggiungere la lingua assoluta, e perché sia un ingegnere spero di averlo fatto capire io, cioè perché analizza e ricostruisce trasponendo quello che era già stato costruito da un'altra parte, che era un diverso ma anche simile lavoro di costruzione. Ora, la perfidia di Andrea Landolfi mi costringe oggi a parlare del lavoro che io ho fatto per i Meridiani, perché ha dato questo titolo a questa cosa, non gliel'ho chiesto io, ha fatto tutto di sua iniziativa. E io non so cosa dirvi. Posso parlarne un po', e intanto cominciando dal fatto che io sono stato assoldato proprio come introduttore e commentatore dei testi di Thomas Mann. Poi, diciamo, col tempo si sono accorti che sapevo un po' anche tradurre, e quindi ho detto, ma vabbè, prova a fare qualcosa. Insomma, e alla fine è uscito fuori il Dottor Faustus, di cui vi parlerò brevemente. Però nel corso di questa operazione è successa una cosa interessante, cioè si è rivelato vero quello che io ho sempre pensato. Cioè che in realtà il lavoro della traduzione parte dal lavoro di commento, cioè si comincia da lì, non al contrario. E su questo io tendo ad avere alcuni modelli, il primo dei quali è quello dell'esegesi biblica. Cioè è lì che si è formata la traduzione moderna, è lì che si è sfidato l'impossibile, perché lì bisognava tradurre non la parola di un poeta, ma la parola del creatore assoluto nella sfera del linguaggio ordinario, di un linguaggio ordinario. E tendo, per questa ragione anche, a fare sempre riferimento ai grandi precedenti in questo campo, che sono poi, siccome faccio il germanista, essenzialmente tre per me, sono Lutero, Herder e Goethe. Di Goethe non vi parlo perché sennò ci stiamo tutta la sera, però naturalmente un piccolo accenno a Lutero e a Herder mi sembra necessario farlo. Perché? Perché il compito che per primo si trovava davanti Herder Lutero, era quello di tradurre la Bibbia in modo nuovo. Ora, tradurre la Bibbia in modo nuovo era difficile anche nel Cinquecento, perché di traduzioni ce n'erano tante, e naturalmente questa Bibbia nuovamente tradotta
doveva assecondare che cosa? La nuova interpretazione che lui dava della Bibbia. Elaborando, riflettendo su quello che aveva fatto, Lutero scrive la famosissima, credo che chiunque faccia un po' di traduzione qui l'abbia letto, Zendbrief vom Dolmetscher, cioè una lettera sul tradurre. E in quella lettera non parla della nuova interpretazione che vuole dare della Bibbia, fa capire però che senza un'intenzionalità derivante dalla conoscenza di altre lingue, ma anche e soprattutto di altre culture, non viene fuori nulla. E soprattutto fa capire che una cultura raggiunge attraverso la traduzione un rapporto osmotico con un'altra soltanto se si sforza di superare differenze che il tempo, la distanza e il fatto della traduzione, il fatto della scrittura comporta. Allora lì ci sono due cose, è la parola di Dio, la parola biblica, ma anche la parola di un popolo che si è espresso, anzi di vari popoli che si sono espressi in molte lingue diverse, quindi diciamo il problema si complica sempre, no? Perché non è, diciamo, quello che facciamo noi, prendiamo un testo in inglese, in tedesco, in francese e lo portiamo in italiano. Lì si tratta naturalmente di dare coerenza e coerenza teologica a un testo che è una somma di testi ovviamente e che non ha un riferimento unico. Il riferimento unico te lo dà soltanto l'idea che tutti quei testi sono a loro volta una traduzione del linguaggio divino. E allora scrive così, diciamo no, ma in quella lettera Lutero non si pone questi grandi problemi, al contrario, proprio quasi in maniera sorprendente, si pone il banale problema di come rendere alcune parole. Prima Lutero si pone il problema, diciamo, di capire, insomma c'è una parola a un certo punto della Bibbia, come probabilmente tutti sapete, che è il saluto dell'angelo a Maria, e gli dice così: quando l'angelo va da Maria e la saluta, dice: salute a te Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ora va bene, questo, diciamo, è la traduzione della lettera latina tedeschizzata, però ditemi voi se questo è un buon tedesco, ma quale uomo tedesco dirà mai sei piena di grazia? E quale tedesco capisce quello che significa qui piena di grazia? Sono tedeschi, penserà a una botte piena di birra o a un borsellino pieno di soldi. Per questo io ho tradotto tu holzelige, che già qui ci vorrebbe un problema di traduzione, cioè Dolfi, dammi una traduzione al volo per holzelige. Tu graziosa, tu divina, eccetera. Sotto la qualcosa un tedesco si può immaginare molte cose. E se avessi voluto usare veramente un buon tedesco, avrei dovuto tradurre così: Dio ti saluta, te, cara Maria. E poi spiega. Ritengo che un maestro di lingua ebraica e greca come San Luca abbia voluto rendere con il greco kekaritomene in modo pertinente e chiaro la parola ebraica usata dall'angelo. E immagino che l'angelo Gabriele abbia parlato con Maria come parla con Daniele, chiamandolo Hamudot, Shishamudot, Vir Desideriorum, cioè caro Daniele. Questo infatti è il modo di parlare di Gabriele secondo Daniele. Ora, volendo tradurre in tedesco alla lettera, che è l'arte degli asini, dovrei dire Daniele, uomo dei desideri, oppure Daniele, uomo delle voglie. Bel tedesco. A un tedesco, man, luste, begirunge, suonano sì parole tedesche, anche se non del tutto pure. Migliori sarebbero certamente luste e begir. Però quando vengono congiunte in du, man, der begirunge, non c'è tedesco che sappia che cosa si stia dicendo e pensa che Daniele fosse sia pieno di voglie malvagie. E quindi vi dico, traduzione fine, vero? Insomma, io qui devo lasciar perdere la lettera e devo indagare come il tedesco esprima ciò che l'ebreo dice con Ishamudot.
E allora risulterà che il tedesco dice caro Daniele, cara Maria, oppure ragazza graziosa, giovane vergine, tenera donna, ed espressioni analoghe. Allora, questa idea di Lutero ci dice qualcosa su altro, cioè sul fatto che chi traduce muove da un'intenzionalità che ha ricavato da, essenzialmente dalla sua cultura, cioè l'ha ricavata essenzialmente da un approccio al testo che non può essere mai un approccio puramente linguistico, evidentemente, né può prescindere dal desiderio di unire non due lingue, ma due culture. E allora, non potendosi tradurre la lingua di Dio in linguaggio umano, Lutero sceglie la via di tradurre la lingua di uomini antichi, di cui evidentemente conosce le lingue, nella cultura di uomini moderni. Per questo risulta anche buffo quell'esempio, per questo dice, come dice Herder, quando parliamo di ditirambi, i tedeschi si immaginano gente ubriaca e il culto di Bacco qua produce soltanto avvinazzati. Perché inevitabilmente il trascorrere del tempo ha creato un solco fra due culture che la traduzione cerca di espungere attraverso dei meccanismi che sono appunto quasi concreti, cioè si lavora sulla lingua, ma si lavora sulla lingua in funzione dell'abbattimento di barriere che sono essenzialmente culturali. E la stessa cosa fa Herder, lo fa mille volte, sempre sul testo biblico, lo fa Herder in un altro bellissimo passaggio di un testo che in realtà non pubblicò mai, che è il testo sui primi documenti del genere umano. Pubblicò soltanto una lunga rielaborazione di questo testo, che sarà la Älteste Urkunde des menschlichen Geschlechts, laddove si pone il problema di tradurre i primi versi sempre del Vangelo di Giovanni, quindi la genesi sostanzialmente del mondo, e poi affronta i versetti che dicono: e Dio vide che la luce era buona, e Dio distinse tra luce e oscurità, e Dio chiamò la luce giorno e l'oscurità notte. E poi commenta: mi meraviglio che fra i nostri soliti esegeti nessuno abbia colto l'orientalismo in virtù del quale la luce viene definita buona, dimenticando la distinzione degli orientali fra buono e cattivo, luce e tenebra, chiarore e oscurità, i quali ultimi, diventati simboli usuali, permettevano loro di considerare una cosa, cioè la distinzione fra buono e cattivo, nell'immagine dell'altra, notte e giorno. Deriva da qui, in epoche successive, l'esorbitante fluviale falsificazione persiana sui due esseri primari, Hormuz e Ahriman, notte e giorno, bene e male. Qui abbiamo invece l'uso ingenuo di questi concetti nella loro forma originaria. Dio vide che la luce era buona. Per le concezioni orientali di queste epoche antichissime non può quasi esserci simbolo più antico e naturale del bene e del male, della luce e della tenebra. Se pensiamo alla vita errabonda dei Semiti, all'orrore, allo spavento che li coglieva quando la notte giungeva in luoghi sconosciuti e deserti, in lande desolate e piene di pericoli, se consideriamo il naturale terrore che quegli uomini avevano delle tenebre, di tutti i pericoli delle loro terre, degli animali selvatici e dei predoni, di tutte le immagini spaventose sorte dall'immaginazione della ricca fantasia orientale, quale immagine più antica e naturale poteva mai sorgere in Oriente se non quella delle tenebre cattive e del giorno buono? Io trovo che questa pagina di Herder sia meravigliosa, perché adesso faccio qualcosa che fa inorridire i traduttori veri, non me. Dico questo, anche qualche critico letterario: non va più di moda, andava di moda ai tempi di Schleiermacher, poi diciamo è stata variamente recuperata e dimenticata,
l'idea che esista una intenzio dietro il testo, cioè che esista un'intenzionalità di chi ha prodotto un testo e lo ha oggettivato con quello che ha scritto. Schleiermacher pensava che si dovesse risalire a questa intenzionalità attraverso un lavoro di ricostruzione sulla lingua. E adesso non lo crede più nessuno, perché naturalmente l'intenzionalità che sta nascosta dietro delle parole è un'ipotesi sempre astratta, sempre arbitraria, e che quindi determina una quantità di aberrazioni. Però senza questo sforzo, senza lo sforzo di tentare di mettersi nei panni dell'altro, senza lo sforzo di mettersi nelle condizioni che hanno dettato determinate parole a degli uomini che hanno vissuto e che vivono, magari anche contemporanei, ma vivono in condizioni diverse, pensano cose diverse, senza quello sforzo lì, che è uno sforzo eminentemente culturale e psicologico, una traduzione non riesce e non può riuscire. Non può riuscire perché, e qui è l'anomalia dello sforzo ermeneutico della traduzione, nessun critico cercherà di fare la psicologia dell'autore, ma per tradurre bene è esattamente ciò che bisogna fare. È uno stranissimo sforzo ermeneutico quello del traduttore, che vi costringe ad abbracciare il rischio di fare la psicologia di qualcun altro. Nessuno di noi, quando fa l'interprete, quando fa il critico, fa la psicologia, che ne so, di Proust o di Goethe. Non lo facciamo più, lo facevano all'inizio del Novecento, lì c'era l'Erlebnis, c'era il momento vitale, quello era fondamentale. Ma nessuno di noi, se scrive un libro, dice: beh, Goethe qua c'aveva una storia con quella Marianne, quindi gli è uscito fuori il divan. Nessuno fa una cosa del genere. Il traduttore sì. Il traduttore deve farlo prendendosi il rischio di trasformare un elemento psicologico in un elemento culturale e di dedurre da quella determinazione che la psicologia dell'autore assume sulla pagina, seguire il filo di quella determinazione per pervenire a una traduzione possibile. Allora io trovo che sia meraviglioso il modo in cui Herd si mette nei panni del nomade del deserto medio orientale. Chi altro l'avrebbe fatto ai suoi tempi? Soltanto chi si poneva la questione di dare una forma culturale a ciò che non l'aveva mai avuta. Insomma, questo era solo per introdurre il discorso appunto sui meridiani e sul perché. Io guardo l'ora perché mi sto dilungando, poi vado a braccio e quindi non so. Cosa abbiamo fatto nei meridiani? È una cosa che è venuta fuori un po' per caso e spiego perché. Io sono entrato in questa impresa della ritraduzione dell'opera narrativa di Thomas Mann perché l'idea iniziale di Renata Colorni era stata quella di affidare il commento ai traduttori stessi e non poteva riuscire perché oltretutto i traduttori che erano stati scelti erano traduttori puri, potevano arrivare a capire qualcosa delle parole che traducevano, però la cultura che c'era dietro ai meridiani non veniva fuori, per cui sono stati fatti dei tentativi e poi si è deciso di prendere un altro che si occupasse almeno così di mettere l'elemento culturale. E lì è successo all'inizio un grosso pasticcio, perché man mano che emergeva la necessità di rendere osmotiche le due culture così complesse e così complesse nella loro diversità tedesca e italiana, emergeva anche l'insufficienza di una traduzione puramente linguistica, per quanto ben fatta. E questa cosa, diciamo, fu risolta nel primo dei meridiani un po' faticosamente, congiungendo a posteriori il commento alla traduzione, il che implicò anche un profondo rifacimento della traduzione dei Buddenbrook, e fu invece, divenne insomma metodo
Nel secondo meridiano che facemmo, cioè la montagna magica, perché lì si procedette al contrario, cioè si procedette dal mio lavoro, quello di interprete, per arrivare poi a una traduzione che rendesse sul piano stilistico quello che il commento aveva già portato alla luce. Allora è molto difficile, diciamo, segnare i confini fra commento e traduzione quando si procede in questo modo. Però recentemente Renata Colorni ha scritto un libretto che si chiama Il mestiere dell'ombra, tradurre letteratura, questo qua, è un grazioso libretto molto intelligente, perché parliamo di una donna molto intelligente, in qualche modo precisa le differenze che ci sono state nel nostro rapporto e nella parte più ampia, ovviamente, del libro, quella in cui descrive il suo lavoro di traduttore, fa capire che il suo compito è stato quello di dare, anzi il suo compito è sempre, quando traduce, quello di dare una veste stilistica possibile a ciò che traduce. Lei scrive così: il traduttore puro ha un'attitudine psicologica diversa, è disposto a far tabula rasa di se stesso e anche di quelle che sono le sue eventuali e comunque rimosse o represse doti espressive. È molto capace e anche voglioso di assumere una postura passiva e depressiva, di mettersi con l'orecchio a terra. Non vuole possedere, ma essere posseduto. Solo così è convinto di guadagnarsi quella che Peter Handke ha definito in Pomeriggio di uno scrittore una possibilità di vittoria, ovvero il diritto di scrivere, sia pure accompagnato dalla certezza di servire, perché questa è in fondo la sua dolorosa vocazione. Eppure sotto questa maschera masochistica, sotto questa professione di umiltà, si cela e lampeggia quello che a me è sempre parso l'indizio di un orgoglio luciferino, perché nel momento in cui si mette al lavoro il traduttore sa che può a buon diritto rivendicare un ruolo di eccellenza nel campo della letteratura, sa che la sua opera è importante, sa che è una esecuzione. Mi piace in effetti pensare al traduttore come a un esecutore, a un interprete, a un attore. Che cosa dice questo? Dice che la concezione della traduzione che aveva Renata Colorni quando, già prima che cominciassimo a lavorare insieme, ma che poi ha messo a frutto nel nostro lavoro comune, era quello di un lavoro che mettesse lo stile al servizio dell'interpretazione. Poiché però noi due siamo persone diverse e Renata Colorni è un eccellente stilista, mentre io sono un discreto germanista, lì doveva funzionare un lavoro, come dire, costruito nel tempo. Siamo sempre nelle metafore ingegneresche. Cioè, l'interprete doveva portare al traduttore quel bagaglio di cultura non necessariamente posseduto dal traduttore stesso, affinché il traduttore potesse fare esattamente quello che faceva Herder, che invece aveva entrambe le competenze, beato lui, cioè quella di traduttore e quella di enorme intellettuale, cioè riuscire a dare forma linguistica alla congiunzione di due culture. Questo, per esempio, ha portato alla Montagna Magica, cioè al famoso titolo Montagna Magica, che tanto fa discutere, però insomma, diciamo, è oggettivo, sì. Basta capire di che cosa si parli. Per dirvi però come lo stile non possa risolvere in nessun modo i problemi della cultura e dunque il commento non sia una parte eccedente la traduzione, come la totalità dei traduttori pensa. Cioè il traduttore pensa che la traduzione perfetta non ha bisogno di note perché parla da solo. È una stupidaggine enorme. Perché il commento, quando si traducono i classici, è inevitabile come la traduzione stessa. Per dirvi, dicevo, dei problemi che ci si trovava di fronte, vi racconto una cosa che c'è nella Montagna Magica, l'ho raccontata già 10.000 volte, e poi nel Dr. Faustus.
Per dirvi cosa un interprete riesce a vedere e un traduttore non può in nessun modo rendere, che è questa. Nella Montagna Magica, il medico Behrens e anche altri personaggi, riferendosi al mercurio del termometro, parla sempre di argento vivo, quecksilver. E il termine è rilevante perché si contrappone all'argento puro e semplice, che nel romanzo, al pari dell'oro, è un simbolo della morte. Per esempio, guarnizioni d'argento ricoprono il feretro del vecchio Castorp, come pure il bastone da passeggio che Hans impugna e che era appartenuto al nonno. Però la simbologia è molto più estesa. Per esempio, la vaschetta battesimale che Thomas Mann nei diari dice è un simbolo della morte e del tempo che ricopre le cose, compare nel secondo capitolo, è una Taufschale. Dovete stare attenti al suono perché sennò tutto questo esempio non funziona. È una Taufschale, una vaschetta battesimale, è d'argento e appunto serba il ricordo di generazioni passate dei Castorp. Poi questo argento ricompare anche sulle calzature della veste senatoriale del nonno di Hans che morirà, su cui ci sono delle fibbie Schnallen d'argento. Taufschale Schnallen. A un certo punto c'è un episodio in cui si racconta della morte di una bambina, di una ragazzina, in modo un po' grottesco, soprattutto perché Hans Castorp, assiste al momento in cui arrivano, i portatori dell'estrema unzione con una croce e con dei lumini. Che gli dice, sembravano i campanelli della musica dei Giannizzeri, immagine già di per sé molto strana. Sapete quei bastoni che hanno sopra le campanelle, se si fa così suonano? Ecco, questi campanelli sono Schellen. Allora, Taufschale, la vaschetta battesimale, Schnallen, le fibbie delle scarpe d'argento sul dipinto dell'immagine che Hans Castorp considera ultraterrena del nonno, Schellen, i sonagli di questi lumini che sembrano sonagli. La sequenza Schale, Schnallen, Schellen sembra indicare qualcosa, cioè sembra essere connessa all'argento. Vabbè, è un'impressione. L'argento, poiché non è vivo, è argento morto, compare sempre su cose morte o che hanno a che fare con la morte. Quindi tu hai la sensazione che il suono Schale, Schnallen, Schellen, questo suono sh legato alla L, sia legato all'argento ma sia legato anche alla morte. E Thomas Mann, per dire che cosa fa, è un uomo pazzesco, ragiona in queste 1200 pagine, ficca questa cosa incredibile. Mette vicino a Hans Castorp, quando è diventato ormai un ragazzo, ha dimenticato tutti i lutti della sua infanzia, non sembra più sfiorato dal pensiero della morte, un vocatore, un studente di ingegneria, sta a Amburgo dagli zii, vive bene, diventerà un politico, o dovrebbe diventarlo. Gli mette vicino una governante, una che si occupa di lui, una che gli stira le camicie, che lo manda in giro sempre pulito, si occupa di lui. E come si chiama questa governante? È un nome assurdo, nessuno ha pensato di capire perché si chiamasse così. Si chiama Chalet, cioè Schale, Schnallen, Schellen si ritrovano congiuntamente nel nome Chalet. La morte continua a occuparsi di Hans Castorp anche quando lui l'ha dimenticata. È ancora più incredibile, ma questa Chalet non ha niente a che fare con l'argento, e invece sì, è la figlia di un orafo di Alton. Passano 23 anni, passa tanto tempo. Thomas Mann non dimentica mai nulla. Io non so che memoria avesse questo individuo. E Thomas Mann scrive il Dottor Faustus. Però ve lo meditate, avete usato, non c'è il PowerPoint e questo ve lo dovete solo immaginare. Scrive il Dottor Faustus e parla del nipote di Adrian Leverkun, il protagonista del romanzo. Il bambino angelico che è l'ultimo amore della sua vita si chiama Nepomuk. Però chissà perché storpia sempre il suo nome in Echo e tutti lo chiamano così, Echo. Ora Echo significa in tedesco quello che capite subito, significa eco. Io mi sono chiesto per tanto tempo perché mai
Mann avesse bisogno di attribuirgli un nome simile. E ho fatto un errore gravissimo per uno che fa dei commenti. Ho preteso di commentare il dottor Faustus senza fare riferimento a quello che avevo trovato per la montagna magica. Ma colui che scrive qui il lavoro psicologico è sempre la stessa persona e quindi ragiona sempre negli stessi termini. Una notte alle 3, io ho la disgrazia di avere una compagna che fa il mio stesso lavoro, ho capito, ero sveglio, ci ho pensato e l'ho svegliata, le ho detto ho capito perché si chiama Echo. E non c'è nel commento del dottor Faustus, per questo ve lo dico, si chiama Echo perché Echo in tedesco si può dire anche Widerschall. Quindi questo ragazzino non è altro che l'immagine di colui, a Wider è come si dice, una particella che indica opposizione, si oppone alla morte, è opposto al diavolo e per questo per Thomas Mann è così commovente la sua morte, perché è l'unica figura che riesca veramente a opporsi al potere del diavolo. Ora voi vi chiederete, e l'argento dove è andato a finire? Pensate, il diabolico man, Nepomuk, ha una voce argentina. Ora, non mi chiedete come si fanno a rendere queste cose in una traduzione, perché ovviamente è impossibile. E questo è quello che cercavo di dimostrare, cioè non è possibile fare a meno di un commento. Queste sono cose intraducibili. Veramente intraducibili. Io detesto i traduttori che dicono: ah, tradurre non si può, ma si deve. È una boiata pazzesca. Tradurre si può e si deve, bisogna solo capire perché si possa e si debba. E perché una traduzione di per sé non esaurisce tutte le possibilità di un testo, e quindi bisogna, ahimè, fare ricorso anche a quei disgraziati che sono i critici, gli storici della letteratura, gli interpreti dei testi letterari. Perché la traduzione compie metà, due terzi del percorso, ma l'ultima parte del percorso la compie colui che trasforma un'intuizione linguistica in una verità culturale e quindi nell'incontro di due realtà culturali congruenti. Allora, io adesso però volevo farvi un altro esempio, un esempio importante, perché è la prima pagina del dottor Faustus. Voglio spiegare perché l'idea che io mi sono fatto del dottor Faustus prima di tradurre comporta una traduzione completamente diversa. Vi faccio sentire quindi come traduce Pocard, che è l'unica altra traduzione esistente del Faustus, e poi come ho pensato di tradurre io. Allora, l'inizio del dottor Faustus è complicatissimo perché gli inizi di Thomas Mann sono sempre tremendamente farraginosi e volutamente farraginosi. Ed è l'autopresentazione di Serenus Zeitblom come biografo di Adrian Lepercun, il protagonista. E Pocard traduceva così, molto bello, eh? Se a queste notizie sulle vicende del defunto Adrian Lepercun, alla prima e certo molto provvisoria biografia dell'uomo di letto così terribilmente provato, innalzato e abbattuto dal destino, alla vita del geniale musicista, premetto alcune parole su me stesso e sulle mie condizioni, dichiaro in modo assoluto che non lo faccio per il desiderio di mettere avanti la mia persona. Mi induce a questo passo unicamente la supposizione che il lettore, o dire meglio il futuro lettore, poiché per il momento non sussiste ancora la minima probabilità che questo scritto veda la luce, a meno che per un miracolo esso possa lasciare la nostra fortezza europea minacciata da tutte le parti e recare a quelli di fuori un vago sentore dei segreti della nostra solitudine. Mi sia permesso di ricominciare, solo perché prevedo che si sentirà il desiderio di sapere almeno approssimativamente qualche cosa sul conto dello scrivente, solo per questo premetto alle mie rivelazioni alcune poche notizie su me stesso, non senza la tema, ben inteso, di spingere proprio così il lettore a chiedersi se è in buone mani, vale a dire se io, in vista di tutta la mia esistenza, sia veramente uomo da assumermi un compito al quale mi spinge forse più il cuore che qualsiasi altra affinità giudicatrice. Bellissimo, scorrevole, la farraginosità non si se sente minimamente, si sente un grande artista della lingua come era Ervino Pocard, un grande stilista. Però io ho cercato di fare qualcosa di diverso da quello che ha fatto lui,
che era poi il fatto di amalgamare ogni asperità del testo di Mann in un clima unitario di inquietudine e di incertezza. Il tentativo che io ho fatto nasceva da un'interpretazione e portava a un risultato molto diverso da quello di Pocard. Adesso, se lo poteste vedere, lo vedreste anche visivamente, però cercate di ricordare. Pocard mette tutto in dubbio, no? Invece la traduzione che ho fatto io è così. Voglio assicurare nel modo più risoluto che se premetto alcune parole su me stesso e sulla mia condizione, a queste note sulle vicende del defunto Adrian Leverkühn, a questa prima biografia, certo molto provvisoria, di un uomo a me caro, alla vita del geniale musicista così terribilmente provato, innalzato e abbattuto dal destino, non lo faccio per il desiderio di mettere in risalto la mia persona. A un simile passo mi risolve soltanto la supposizione che il lettore, o per meglio dire il futuro lettore, poiché al momento non esiste la minima prospettiva che questo mio scritto veda la luce dell'opinione pubblica, a meno che esso in virtù di un miracolo non riesca a lasciare la fortezza Europa minacciata da ogni dove, recando a quelli di fuori un lieve alito dei segreti della nostra solitudine, mi sia consentito di ricominciare. Premetto a queste rivelazioni alcune poche notizie su me stesso solo perché prevedo che si sentirà il desiderio di apprendere per sommi capi qualcosa intorno alla persona di colui che scrive, non senza il timore ben inteso di indurre così facendo il lettore a domandarsi se è in buone mani, vale a dire se io, in considerazione di tutta la mia esistenza, sia l'uomo adatto a eseguire un compito cui sono spinto forse più dal cuore che non da una qualsivoglia profonda affinità che possa legittimarmi. Allora, qual è la differenza che io cercavo di marcare? È una differenza, diciamo, interpretativa. Serenus Zeitblom non è quello che sembra. Chi legge il Dr. Faustus, romanzo arduo, mi rendo conto, e quindi non così amato come tanti altri romanzi di Thomas Mann, ma chi lo legge è abituato a pensare che Serenus Zeitblom sia l'amico di Adrian Leverkühn, che per un senso di amicizia, addirittura di amore, qualcuno ha parlato addirittura di amore omosessuale, si sia sentito spinto a scrivere la biografia del compositore defunto. Ora, io non so che amici avete voi, però se io avessi un amico che dice: io ho amato terribilmente quest'uomo, ti amo tantissimo e voglio scrivere la tua biografia, e nella tua biografia scriverò: tu sei un nazista venduto al diavolo e io sono una brava persona, io non lo vorrei come amico, non so voi. Curiosamente, questa cosa così per me clamorosamente evidente, e che poi Thomas Mann in maniera incredibilmente raffinata, potrei raccontarvi molte cose su questo, fa capire al lettore in maniera inequivocabile, scrive una biografia interessata, cioè sta allontanando da sé l'accusa di poter essere in qualche modo identificato col nazionalsocialismo, cosa che rischia perché ha due figli che sono convinti nazisti, per esempio, no? Sta allontanando da sé questo rischio descrivendo la vita di uno che è veramente nazista e che è veramente compromesso col demonio. Le cose stanno esattamente al contrario, però lui non ve lo dice così. E la cosa geniale del Dr. Faustus è che Thomas Mann scrive la biografia immaginaria di un compositore su cui evidentemente voi non troverete mai nessun'altra notizia, quindi la fonte unica è Serenus Zeitblom, è il testimone unico della vita di Leverkühn, quindi non può essere smentito, ma nel modo in cui scrive smentisce se stesso. Questo è la cosa geniale. E allora cosa doveva trapelare in quella prima pagina? L'alternanza fra il vero volto di Serenus Zeitblom, che è quello che dice all'inizio: non se ha queste notizie sulle vicende del defunto Adrian Leverkühn, bla 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 bla, ma dice: mit aller Bestimmtheit will ich versichern, dass es keineswegs aus dem Wunsche geschieht, meine Person in den Vordergrund zu schieben. E cioè, voglio assicurare nel modo più risoluto che se premetto alcune parole su me stesso e sulla mia condizione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, naturalmente, questa alternanza di risolutezza e quasi di perentorietà che obbligante per il lettore, costringente, questa diciamo
questo potere vincolante che trapela nelle parole di Zeitblom si deve stemperare in una successione di frasi dubitative. E quindi la prima pagina del Dottor Faustus è proprio una specie di, ha un andamento oscillante fra risolutezza e dubbio. Questo però decidi di farlo soltanto se hai capito la figura di Zeitblom, cioè soltanto se hai trasformato quella figura in una figura diversa da quella che la critica, che le traduzioni precedenti hanno concepito, in quanto hai capito cosa voleva fare Thomas Mann, qual era il suo obiettivo. E nel momento in cui Thomas Mann scrive quelle parole, il suo problema non è il nazionalsocialismo che è già morto e defunto. Il suo problema è far capire che c'è ancora gente che si nasconde denunciando gli altri e nasconde ciò che è e ciò che è stata, e che in quel momento, tra l'altro, ha dei rappresentanti eminenti nei cosiddetti emigrati interni, cioè in coloro che Thomas Mann considerava gravemente responsabili di aver in qualche modo continuato un'attività nobile come la creazione poetica, musicale, letteraria, durante il nazionalsocialismo. Io non so, non ho mai capito, come sia stato possibile che il dottor Faustus sia stato frainteso, temo di averlo capito, frainteso nel modo in cui è stato frainteso. Cioè, dottor Faustus, credo che chiunque l'ha letto lo sappia, viene letto un po' come il nastro bianco, cioè come se in Adrian Leverkun ci siano i presupposti del futuro nazionalsocialismo. Ma intanto Adrian Leverkun impazzisce nel 30 e muore nel 40, quindi impazzisce quando il nazismo non c'è ancora, o non c'è ancora nelle forme eclatanti di massa che avrà poco dopo, e prima che, diciamo, abbia le più fatali conseguenze del suo avvento. Mentre Zeitblom è vivo e vegeto, si fa tutta la guerra, descrive la guerra che fa, e c'è un dettaglio in quella prima pagina che nella traduzione di Pocard non si sente, ma Pocard non poteva non sapere di cosa si trattava, che è quella Festung Europa, la fortezza Europa. Fortezza Europa era il modo in cui i nazionalsocialisti definivano l'Europa, cioè era proprio una Redewendung, era un modo di dire. Pocard probabilmente, Pocard lo oscura, chiama fortezza europea, che non è la stessa cosa, e lo scrive minuscolo, mentre Thomas Mann ci tiene a sottolinearlo, e lo fa probabilmente perché Pocard non ne poteva più di sentire il linguaggio nazista. Capite che anche da questo punto di vista accade che noi trasponiamo dentro alla traduzione i nostri tabù, le nostre idiosincrasie, e anche i totem della nostra cultura. Rischiamo di farlo senza volere, se non siamo aiutati da qualcosa che ci aiuti a superare quei totem e quei tabù, che è un'operazione di distacco dalla traduzione e di interpretazione del testo d'origine. Rischiamo, dicevo, di trasporre tutto questo nella nostra traduzione, producendo a volte testi che non fanno quello che dovrebbero fare, cioè avvicinare l'inavvicinabile. E con ciò penso di essere andato anche oltre il mio tempo. Vi ringrazio. Grazie a te, Luca. No, sei stato anzi impeccabile nei tempi e chiarissimo, e anche, come dire, in un certo senso anche molto provocatorio di fronte a un uditorio di traduttori. Io sono, ben inteso, totalmente d'accordo con te, cioè il mito il fatto che la nota sia la sconfitta del traduttore è un controsenso, nel senso che ci sono delle note che sono una sconfitta di un traduttore. L'esempio più classico è quello del gioco di parole. È chiaro che il bravo traduttore due volte su tre riesce a fare un gioco di parola che rende bene, ma queste sono piccole
piccole cose di dettaglio. Il problema grosso è quello che hai sottolineato tu, cioè questa trasposizione di cultura, e mi è anche molto piaciuto quella sorta, anche questa provocatoria, di proposta di ermeneutica vitalistica, cioè il critico non lo può fare perché abbiamo tutti letto i formalisti, gli strutturalisti, sappiamo che Sainte-Beuve non è più nelle nostre, così, nei nostri orizzonti culturali, ma il traduttore deve entrare proprio in una dimensione anche biologica, tu dicevi antropologica, deve calarsi in una situazione storica, ideologica, culturale, che spesso è molto lontana dalla nostra, perché anche testi di 50, 70, Dr. Faustus, o a maggior ragione di un secolo e mezzo fa, hanno delle distanze che la traduzione tende ad appiattire. E in questo credo che appunto la collaborazione fra un bravo commentatore e un bravo traduttore, o il fatto che lo stessa persona, come hai fatto tu nel Dr. Faustus, riesca a fare entrambe le cose, arricchisca straordinariamente il testo. Aspettando che o l'amico Landolfi, o che è ovviamente molto più competente di me, o qualcun altro prenda la parola per intervenire, volevo chiederti appunto, da non germanista e da persona che mastica ben poco il tedesco, insomma, sull'ultimo esempio che tu hai fatto, forse, come dire, però la traduzione di Ervino Pocar, da quel poco che ho potuto così vedere senza vedere il testo, comunque opera anche una serie di forzature linguistiche e sintattiche, cioè voglio dire, tu sei arrivato alla tua bellissima oscillazione fra risolutezza e finta sordina dubitativa, insomma, che mi sembra efficacissima, insomma, l'hai letta anche molto bene, ma tu ci sei arrivato attraverso un'interpretazione, ma un buon traduttore che non fosse un critico come te non ci poteva arrivare anche solo leggendo veramente il testo? Sicuramente sì, cioè, però... Questo è un caso interessante. Quella pagina iniziale del Dr. Faustus è veramente molto difficile. L'avete sentito, una sintassi dura e contraddittoria, sospesa, perché a un certo punto mi sia consentito di ricominciare. Anche mi sia consentito, quella, vabbè, non la spiego, quella, però insomma, era voluto. Pocar traduce mi sia permesso, io ho detto mi sia consentito. Insomma, tante persone odiose che dicono consentito, a me mi piaceva metterci anche quella roba là, totem e tabù infilati dentro una traduzione. Però vabbè. Quella pagina lì è tremendamente difficile, e Pocar la risolve linguisticamente in modo magnifico, cioè scorre molto meglio la sua traduzione della mia, non c'è dubbio. Tu ti prendi il rischio di fare una traduzione che non scorre, fare una prima pagina che non scorre, che significa che rischi che il lettore apre il romanzo e dice oddio, e chiude, e ti prendi quel rischio solo se sei ben convinto di quello che fai, cioè solo se hai qualcosa da dire, cioè se pensi che il rischio della brutta traduzione valga l'interpretazione. Ho detto che ho imparato molto dalla musica per fare queste cose che faccio io, e questa è una cosa che naturalmente nel Dr. Faustus è importante. C'è un aneddoto, ormai oggi sono sugli aneddoti musicali, era un aneddoto di Maria Callas. Maria Callas da bambina fecero sentire una grandissima cantante, che insomma all'epoca era dominante sui palcoscenici mondiali. Lei la sente una volta e dice non mi piace come canta, e tutti naturalmente dicono questa ragazzina chi si crede di essere, cosa pretende, non cantava quasi ancora la canzone, aveva appena cominciato, e lei rispose: certe volte per cantare bene una scena bisogna cantarla sbagliata, e questa è una cosa che io devo dire ho constatato mille volte. Quando tu porti un tuo prodotto in una casa editrice, se hai osato troppo sul piano della sintassi, se hai osato troppo nel forzare la lingua per metterci dentro l'interpretazione, ti viene respinta come qualche cosa di non comprensibile, di non accettabile.
E questo è ciò che distingue me da un vero traduttore. Un vero traduttore quel rischio lì non lo corre, non vuole correrlo, perché il suo merito è lo stile. Soltanto se quello stile si congiunge a un'intenzionalità di tipo diverso, interpretativo, allora corri il rischio dello sbaglio, di cantare in modo sbagliato quella scena là. Grazie. Non so, Andrea, se volevi intervenire oppure se c'è qualcun altro. Per ora nella chat non ci sono richieste di parola, ma potete anche intervenire direttamente. Vabbè, in attesa che non voglio. I nostri allievi si facciano avanti o comunque il pubblico, ma insomma io sono molto molto grato a Luca. Devo dire, il suo intervento è stato così bello, così ricco, che è difficile acchiapparlo da qualche parte. Io credo che ci sia un po' una sorta di curiosa contrapposizione, e forse siamo tutti responsabili poi di questo, tra il cosiddetto appunto traduttore puro e lo studioso che è anche traduttore. Forse è una distinzione un po' manichea, nel senso che il bravo traduttore non può non essere anche studioso. Naturalmente dipende da che cosa traduce, no? Luca ci ha raccontato varie storie, vari aneddoti, ne ho uno anch'io. Ero qualche anno fa in Svizzera, uno di questi terribilmente claustrofobici seminari per traduttori, in cui si sta rinchiusi in un posto bellissimo per una settimana e si dibatte di traduzione, un incubo in realtà, però insomma c'è anche a chi piace. E eravamo appunto tanti traduttori dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, e ognuno era presente con il lavoro che stava svolgendo in quel periodo. Io stavo facendo uno dei miei ennesimi rezzori. E allora quando è toccato a me, insomma, io ho esposto una serie di ansie, problemi e difficoltà che mi attanagliavano. E ricordo un traduttore che allora era giovane, adesso è meno giovane ed è un traduttore, appunto un traduttore puro, di un certo nome, il quale venne da me e mi disse: ma cioè, certo, io non mi sono mai posto questi problemi traducendo, io traduco. E io pensai: beh, beato te, ragazzi, beato te. E poi evidentemente ha avuto ragione, perché ha fatto poi, sta facendo una notevole carriera. Ma insomma, al di là di questa situazione un po' paradossale, io credo che sempre il traduttore debba lavorare per entrare nel testo. Credo che sempre venga prima, almeno teoricamente, l'aspetto del commento, nel senso che nel momento in cui ci si apparecchia a tradurre un testo, si entra leggendo nel testo e si compie un primo lavoro di interpretazione, che richiede naturalmente poi interruzione, studio, ricognizione, eccetera, eccetera, e poi segue il processo traduttivo. Quindi io non credo che sia così cogente la contrapposizione, cioè non è necessario, secondo me, per essere un buon traduttore essere anche uno studioso accademicamente certificato. Si deve essere un buon traduttore, quindi un traduttore che
si documenta in maniera estremamente approfondita sui testi e sugli autori che traduce. Non credo sia, appunto, sia così netta la distinzione fra i due ambiti. Insomma, io ho sempre pensato, e nella mia vita così di studioso e traduttore, ho sempre pensato che gli autori che conosco, i pochi autori che conosco davvero sono gli autori che ho tradotto, cioè non c'è modo migliore, più profondo di entrare in un testo che tradurlo, e naturalmente traducendolo con cognizione e portandosi dietro il proprio lavoro di interprete. È chiaro che escludere, dividere i due ambiti non porta da nessuna parte. Altra cosa è quello che tu dicevi sulla, ma in fondo è tutto, fa tutto parte dello stesso discorso, la necessità di una traduzione che sia in qualche maniera distanziata. Quindi se da una parte il traduttore deve mettersi nei panni dell'autore e fare quello che il critico non è bene che faccia, no? Quindi entrare nelle pieghe della psicologia dell'autore, poi però tu osservavi come sia necessario per il traduttore commentatore anche attuare appunto una sana distanza, quindi una traduzione che prenda le distanze, quindi che sia meno empatica e quindi appunto che corre il rischio anche di essere meno bella, perché è necessario che ci sia distanza. Credo anche qui che il discrimine sia, sia molto, molto labile e molto difficile. Credo che anche qui che il bravo traduttore debba riuscire a stare su questa labilissima linea mediana tra, appunto, tra empatia e distanza. Quindi stare attento, sorvegliarsi affinché, affinché la, il processo empatico non prenda il sopravvento. Quando lavoravo giusto a Villa Sciarra, ero giovane, con Paolo Chiarini e con Roberto Venuti a una traduzione goetiana, che poi grazie a Paolo Chiarini e a Roberto Venuti che è qui che ci ascolta non uscì mai, i due più grandi di me, Chiarini molto più grande di me, mi prendevano in giro dicendo sì, ma vabbè, ma tu sei uno di quei traduttori che abbelliscono le traduzioni, no? Che è un'offesa micidiale a un povero traduttore. Ecco, chiaro che il rischio del, appunto, del, dell'abbellimento da eccesso di empatia è sempre dietro l'angolo. Credo che il bravo traduttore debba, debba saper guardarsi da, da questo rischio. Insomma, non sono domande che rivolgo a Luca Crescenzi, sono solo così riflessioni e notazioni su quello che lui ha così ben detto. Appena evocato, Roberto Venuti ha alzato la mano, quindi magari gli diamo la parola e poi Luca può rispondere a entrambi. Eccomi qua, eccomi. Ciao Luca. Ciao. Allora, no, dunque, no, la responsabilità dei Vandayare non è di, né di Roberto Venuti né di Paolo Chiarini, ma della casa editrice che anche ultimamente ha detto che è un testo troppo difficile, è un testo che non quindi la traduzione è lì e quindi, vabbè. Comunque, andiamo invece no, alle domande che no, condivido totalmente quel che ha detto Luca stasera, al 99% sono d'accordo con lui. Volevo soltanto però far così
fermarmi su un punto, sul punto appunto della psicologia di Herder. L'altro tema che volevo un po' toccare, l'ha toccato adesso Andrea, e dirò forse soltanto una piccola glossa. Per quanto riguarda, ecco, no, nella carriera di Luca Crescenzi c'è un grosso autore che è Nietzsche. Lui ha cominciato, no, proprio penso, no, il tuo percorso germanistico proprio occupandoti di Nietzsche. Ecco, allora stasera mi è sembrato un po', poi ti sei, poi hai cambiato, poi hai corretto, eccetera, però mi è sembrato un po' strano questo ricorso a Herder, perché quel che hai detto su Herder mi ha tanto fatto pensare ad una sorta di neostoricismo. Quando tu sottolinei anche in maniera abbastanza enfatica, il tema appunto del dover entrare, del dover andare, del dover ritornare, è un po' Herder, poi insieme a Vicolo, sappiamo tutti, è il fondatore dello storicismo. Ecco, quindi mi sembra un po' che questo contrasti un po' con poi quello che poi in parte hai detto anche dopo, nel senso che poi sei tornato appunto anche sul tema della distanza, sul tema appunto di uno sguardo limpido, no? Sul testo e sull'importanza appunto di un'ermeneutica, però che non sia appunto un'ermeneutica neostoricista, che non sia un'ermeneutica storicistica. Ecco, su questo volevo un po', ma non è un, guarda, non è un, non è una, come dire, una contestazione di metodo, quanto una ricerca di chiarimento, ecco. E poi l'altro tema invece è quello del traduttore che si trova appunto a confrontarsi con la casa editrice, con i lettori della casa editrice, con esigenze appunto che lo portano alla scorrevolezza, mentre naturalmente appunto e beniaminianamente dico, resta importante anche, no, la lingua di partenza, il linguaggio della partenza. Io su questo io avrei una posizione più all'Umberto Eco, nel senso che per me il traduttore, e poi in parte l'hai detto anche tu precedentemente, il traduttore è tale, il bravo traduttore è quello appunto che negozia continuamente, e romanticamente il percorso del traduttore è un percorso di avvicinamento ad un avvicinamento che non arriva mai, è uno streben irrealizzato, nel senso che si deve muovere appunto tra queste due esigenze della fedeltà al testo di partenza e alla, tra virgolette, chiamiamola scorrevolezza, chiamiamola, Fortini la chiamava la patina della bella lingua, eccetera. Mi taccio. Grazie. Grazie a te, e poi ti rispondo niccianamente. Preciso che Roberto Venuti lo sa perché ha seguito la mia tesi di laurea, perché era su Nietzsche, e quindi diciamo, mi riporta 40 anni Forse indietro. leggo pure, però leggo, dopo ho continuato a leggere dopo che ti eri laureato. Ma le cose mie, per te. Anche le cose tue. Allora, comincio dalla risposta a Andrea Landolfi sulla distinzione traduttore puro, traduttore interprete. No, non volevo distinguere così nettamente. Certo che il traduttore che agisce sulla lingua ha un determinato livello di penetrazione del testo, che è quello che gli proviene dalla conoscenza, che può essere storico-linguistica, che può essere linguistico-culturale, che può essere sociolinguistica, che naturalmente
filtra nel testo una serie di contenuti che il traduttore coglie. E questo è un aspetto. E certamente ci sono elementi del testo che un bravo o bravissimo traduttore puro, chiamiamolo così, coglie perfettamente, a cui sicuramente un interprete non potrebbe aggiungere nulla. Però, quali sono le buone traduzioni? Allora, mettiamola sulle generali. Quali sono le traduzioni che vi piacciono? A me una volta un chitarrista molto bravo, diventato una star mondiale, soprattutto della didattica della chitarra, mi disse una cosa che per me è rimasta fondamentale. Tu puoi suonare come ti pare, ma deve sempre trapelare una verità. E credo che questo valga proprio anche per la traduzione. Funzionano benissimo alcune traduzioni che non hanno bisogno neanche di una nota e che, diciamo così, si presentano come pure, si presentano come stilisticamente perfette diciamo, coincidenti, confacenti alla qualità del testo d'origine. Ma in quelle traduzioni deve trapelare una verità. E tu ci puoi arrivare in molti modi diversi. Una, non ho detto la verità, è nicciano anche questo. Guarda, sto lavorando proprio su Nietzsche adesso, sto impazzendo sull'aforisma 307 della Cagliescenza, difficilissimo, che parla proprio della pluralità delle verità. È chiaro che un traduttore che lavora così è in grado di cogliere moltissime cose, ma quello che ti piace è se ha un'idea unitaria del testo che traduce. Se al di là della qualità della scrittura, se al di là della raffinatezza della traduzione, della corrispondenza al testo d'origine, ha un intento unitario che trasmette attraverso la lingua. Questo è possibile. Ci sono tante bellissime traduzioni. Ti faccio l'esempio della traduzione forse più bella che conosco, che è quella di Alessandro Pellegrini di Sulle scogliere di marmo di Junger. È una traduzione meravigliosa che ancora adesso, dopo 70 anni, regge perfettamente, bellissima. Ma Pellegrini aveva fatto la Resistenza e leggeva quel testo di un autore accusato di essere stato sodale del nazionalsocialismo, del tutto contropelo, e restituiva quella lingua classica e quello stile politissimo di Junger nel tentativo di trasformare o di dare l'idea di quanto in quel testo ci fosse di opposizione alla normazione nazionalsocialista della lingua, dei linguaggi. Voi sapete che il nazionalsocialismo ha introdotto nel tedesco in larghissima misura, c'era anche prima, ma poi l'ha fatto in larghissima misura, le abbreviazioni, no? Le terribili abbreviazioni, per cui io solo recentemente ho scoperto che la tavoletta di cioccolata Hanuta, che io avevo sempre pensato fosse più o meno il nome del produttore, significa Haselnuss Tablette, e che quindi, insomma, è una abbreviazione pure quella. Il fatto di svolgere classicamente una lingua era proprio l'intendimento che Pellegrini aveva avuto per mostrare come quel testo, considerato ambiguo, fosse invece un testo d'opposizione, fosse un testo di dura opposizione. 42 quella traduzione, ci voleva un coraggio da leone, Pellegrini ce l'aveva. È questo che volevo dire, non c'è niente di male a tradurre bene, ma deve, così come, anzi è auspicabile che si traduca bene, ma quella traduzione deve appunto unire due dimensioni di cultura diverse, e questo avviene soltanto nel momento in cui tu hai colto la diversità dell'altro che hai davanti e cerchi di trasformarlo nel tuo. Questo credo che sia il compito del traduttore. Quanto al neostoricismo herderiano, non mi sono corretto a caso, immaginavo che Venuti parlasse di Herder, ma chissà, così, cioè, avevo un'idea. Non mi sono corretto a caso, ed è una correzione nicciana. Venuti lo sa benissimo, perché fra i vari corsi che io sentii da studente suoi c'era uno sulla nascita della tragedia, e quindi se la ricorda ancora, perché
Cosa dice Nietzsche della tragedia? Che ti devi sprofondare, che ti sprofondi. Io lo spiego sempre ai miei studenti con rave party. Tu, Nietzsche ha quella concezione là della tragedia. Entri in un rave party, sei talmente rimbambito dalla musica, sei talmente, sì, diciamolo pure volgarmente alla romana, rincoglionito dalla potenza di quei suoni, che all'epoca erano due tamburi e tre pifferi, però diciamo, per loro era già abbastanza, e che oggi sono 500, 5000 watt sparati nelle orecchie, da cancellare, diciamo, la tua identità nel mondo dell'individuazione. Sei sprofondato in un universo di suoni, non sei più. Ma poi c'è qualcuno che parla, c'è qualcuno che ti richiama la coscienza, e il tuo movimento è pendolare, è sempre movimento di sprofondamento e ritorno alla coscienza, come tutti sanno, sa chi ha letto La nascita della tragedia. E questo sprofondamento e uscita è esattamente quello che il traduttore fa, o se non lo fa solo il traduttore, allora sarà aiutato a farlo da qualcuno che può, diciamo così, parlargli come una seconda coscienza. Cioè, può dirgli: attenzione, non puoi tradurre questo così, perché ti allontana da quello che stai traducendo, e invece devi fare uno sforzo di avvicinamento, oppure attenzione, perché così sei troppo aderente, così sei troppo proiettato in una cultura che, se resta come tale, è incomprensibile, e quindi devi tornare alla tua attualità. E io penso che questo è quella cosa che Nietzsche ha insegnato una volta per sempre, cioè che non esiste solo una dimensione di ricezione dell'opera, ma che la ricezione di un'opera ha sempre momenti diversi. E che in questo pendolare fra sprofondamento, che nel caso del testo da tradurre, del testo antico poi in particolare, o del testo classico da tradurre, nel pendolare tra intenzione, fra sforzo di ricostruzione della percezione che sta dietro una certa immagine e distanza da essa, è il movimento pendolare del traduttore. E la distanza la fa lo stile, La distanza la fa proprio lo stile, cioè lo stile è la corazza che ti difende dal precipitare in un vortice di identificazione, perché nel momento in cui tu devi pulire la tua lingua, non puoi restare fedele a quella d'origine, e non puoi neanche restare fedele alla cultura d'origine. Potrei fare qualche esempio, se volete lo faccio. Brevissima osservazione. D'accordo. Però io non pensavo alla nascita della tragedia, pensavo all'inattuale, sulla storia. Che bisogna dimenticare, cioè, bisogna dimenticare perché? Bisogna dimenticare le cose giuste, cioè, bisogna appunto dimenticare i totem e tabù, perché se tu fai della... Questo sono d'accordo, dai, era una provocazione. Adesso una cosa quasi sensata. Se tu fai del testo d'origine il tuo totem, sei finito. Comunque sono d'accordo. Allora, su questo piacerebbe dire una cosa anche a me, ma ci sono alcune cose nella chat che non so se Luca riesce a vedere. Non sono imbranato, ma... giocando sulla... questa sensazione oggi. Allora, Liliana Giacoponi ringrazio per l'intervento molto interessante. Il tradurre nuovamente, interpretando, non crede permetta di conseguenza ai classici, ad esempio Mann, ma non solo, di continuare a dialogare con i lettori attraverso i tempi e le epoche. Grazie, penso che è una delle cose dette, ma magari leggo anche l'intervento di Miriam Miscoli, che ha una suggestione dal Faust. Mi è venuto in mente un passo del Faust di Goethe, divenuto poi una Redewendung, a cui forse Mann fa corrispondere contrappuntisticamente, per restare nel lessico musicale, questo singolare utilizzo dello Schall, in particolare nel nome Widerschall, incollo il passaggio. Lascio ai germanisti di leggerlo. Appunto, questo può essere una suggestione in Mann.
Luca, la vedi la chat? Devo leggere la citazione: Nennest dann du willst, nennest Glückheits, liebe Gott, ich habe keinen Namen dafür gefühlt, ist alles. Namens Schall und Rauch, um Nebel Himmelsglut. Questo è un passaggio dai Venuti, da dove viene? Nel patto, no? Quando, che è il massimo dello scetticismo nei confronti della parola, ma diciamo non ha a che fare con la morte. C'è un passaggio che è fondamentale in Thomas Mann, cioè il fatto che tre cose si uniscono: l'argento, il suono e la morte. E qui non c'è la morte, perché Mefistofele deve sedurre Fausta alla vita, non può esserci. Quindi, anzi, lo scetticismo nei confronti della parola dovrebbe avvicinare Fausta alla vita vivente, cosa che non succederà mai, ma insomma. E poi abbiamo Federico Carciaghi, che dice più che un fallimento, la nota la reputerei una extrema ratio, in una ipotetica gerarchia di preferenze nelle scelte che un traduttore può fare per proporre delle soluzioni. In fondo, se la traduzione è anche interpretazione, commento ed esegesi di un testo, la nota di solito spiega e quindi rientra comunque nell'ambito dell'ampio concetto di traduzione. Secondo lei è una considerazione plausibile? Quello che volevo dire io telegraficamente, poi forse liberiamo il nostro ospite, è questo. Tutto quello che tu hai detto funziona benissimo, in testi in cui, come dire, lasciami usare questo termine così, questo vecchio termine dei formalisti, forse un po' approssimativo, cioè la dominante è una dominante, filosofica, una dominante, ideologico-culturale, una dominante, in cui è imprescindibile appunto l'architettura culturale che sta dietro al testo. Forse in altri testi in cui la dominante è linguistica, la resa proprio come la resa come una partitura, insomma, è più importante proprio la scelta di una musica. Io penso a Céline, che prima o poi vorrei tradurre, la traduzione di Ferré. Che fanno schifo le traduzioni di Céline, una Infatti, cosa. Per ma la traduzione di Ferrero del Ouaiache, che è l'unico vero capolavoro, a mio me è parere, incredibile. è illeggibile, ma non tanto perché lui non capisce un sacco di cose, non capisce i riferimenti alla guerra. Iniziare dall'originale, per quello, perché non ha preso distanza. E no, secondo me è il contrario, perché non ha preso la musica, perché non sa appunto eseguire la partitura. Comunque, prego Luca, tutte queste domande. Io ogni tanto mi diverto a scrivere recensioni sul manifesto e quindi ogni tanto mi attiro l'ira di traduttori di cui dico hanno scritto delle fesserie inaudite, a volte perché semplicemente sono degli imbecilli e non capiscono quello che traducono, e vabbè, ci sono anche quelli. Purtroppo, spesso fra i filosofi che vanno per farfalle. No, no, io non ho nessun tipo, se poi volete vi dico anche i nomi e i Però cognomi, Luca, sei anche stato molto benevolo verso traduttori che invece sono deboluccini. Noi nel Master abbiamo guardato qualche pa, non dico di chi, ma tu hai fatto una recensione di quelle encomiastiche, delle grandi recensioni, eccetera, grandi traduttori. Io sono andato a vedere Ma alcuni ne ha canali. fatti solo due encomiastiche, quindi guarda, è facile arrivarci. Di quella sono ben convinto, e se vuoi ne parliamo una Poi settimana. quando vuoi ne parliamo, adesso non possiamo dire niente qua. Va Questa è, però una bene. volta prendiamo qualche pagina e facciamo un po' una colazione. Però stavo per parlare proprio di una di queste due. Ed è questo, invece, lo posso dire tranquillamente, della traduzione dell'ultimo romanzo di Ranz Meyer, che è un grandissimo stilista e che scrive un romanzo orientale, un romanzo cinese, un romanzo in cui un orologiaio va in Cina. E vabbè, una ricostruzione storico-culturale ampiamente collegata a elementi di fantasia. Molto ben tradotto da Margherita Carbonaro, che ha, devo dire, colto molto bene le pieghe del testo. Direi, dal punto di vista stilistico, è riuscita a stare all'altezza del livello di Ranzmai. Peccato però che non solo lei, cioè, brava traduttrice, non solo lei, ma nessuno ha fatto 2 più 2, e che se uno scrive una specie di fiaba
orientale sul tempo che, in cui la scena chiave si svolge vicino a una cascata che fa sentire continuamente il suo rumore dell'acqua, Ransmeyer sta riscrivendo Wackenroth. E dico, allora, tu, se questa cosa non la sai, e a quanto pare ormai non la sanno manco i critici tedeschi, perché vi invito ad andarvi a leggere queste le recensioni incredibili che sono uscite su questo romanzo, tu puoi essere un genio della traduzione, ma ti manca un elemento, ti manca un pezzo. E se tu lo sapessi, se tu avessi fatto il collegamento 2 più 2, ah sì, naturalmente è una favola sull'amore, quindi diciamo più Wackenroth di così se muore, se non lo sai, prendi delle cantonate. Traduci benissimo, però purtroppo non hai dato quella sfumatura romantica al testo che il testo ha. Io non l'ho data quella traduzione perché dal punto di vista linguistico è perfetta. Però penso che quella sia proprio il classico esempio di una traduzione che non arriva a congiungere due culture. Perché quella favola lì, la favola del Santo Nudo di Wackenroth, è, come dire, la quintessenza del romanticismo. O la sai o non la sai. Se manco i tedeschi la sanno più, almeno cerchiamo di capire noi che quella cosa lì c'è, esiste, e che è a quella che ci dobbiamo ricollegare. Beh, credo che abbiamo l'argomento di un seminario, di un laboratorio, e quindi aspettati, Luca, numerosi altri inviti così. No, questa no, l'ho fatta per Landolfi, mai più, l'ho detto, la prima riga era non sono un traduttore. E invece ci interessi proprio per questo, ma comunque insomma ti inviteremo anche come studioso puro, speriamo in presenza a Siena al più presto. E bene. Allora grazie ancora a tutti. Grazie mille a Luca Crescenzi, che fa finta di non essere un traduttore, e grazie a tutti voi. E vi ricordo che la prossima settimana, giovedì 17, è l'ultimo appuntamento dell'Officina della Traduzione. Per puro caso c'è un'altra germanista, che è Camilla Miglio, abbiamo avuto i germanisti alla fine, e con lei appunto ci saluteremo e metteremo agli atti questo bel esperimento che mi sembra molto, molto ben riuscito. Grazie ancora a Luca Crescenzi, grazie a Pierluigi Pellini e grazie a tutti di averci ascoltato. Arrivederci a tutti.